Ciao a tutti, sono Lauren, sono qui per offrirvi una sequenza di yoga. Oggi andiamo a lavorare sull'apertura del petto, la colonna vertebrale in chiusura e in apertura. Cominciamo. Lasciamo chiudere gli occhi, allunghiamo la schiena e ascoltiamo il respiro. Vediamo come avviene oggi. Restando qui ascoltando il respiro, semplicemente portiamo le mani insieme dietro la schiena. Possono essere ancora appoggiato al pavimento. Apriamo leggermente le spalle. E di nuovo ascoltiamo il respiro. Diamo il movimento nel petto. Adesso tenendo la schiena e le spalle proprio così, lasciamo le mani ritornare sulle ginocchia e ascoltiamo il respiro. E cominciamo a fare il respiro profondo, il respiro yogico. Inspirando gonfiamo prima l'addome, poi il petto, sollevando leggermente le spalle. Ed espirando abbassiamo le spalle, comprimendo il petto e l'addome. Inspiriamo. Ed espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo e cantiamo per 3 volte il canto dell'om. Inspiriamo. Abbassiamo le braccia e la testa. Inspiriamo su. Espiriamo giù. Inspiriamo su. Espiriamo giù. Inspiriamo su, mani insieme, palme delle mani verso alto. Espirando un piccolo curva in avanti con la schiena. Poi apriamo in archiamo. E dritto, torsione verso sinistra, le mani giù, allunghiamo la schiena, giriamo. Se volete anche qui possiamo curvare un pochino. In arcare. E torsione verso destra, allunghiamo la schiena. Espirando, curviamo. In arcare. Allunghiamo il braccio sinistro, flettiamo verso destra, scendiamo in avanti, veniamo su, allunghiamo il braccio destro, flettiamo verso sinistra, scendiamo in avanti e torniamo su, apriamo le gambe a destra e a sinistra. Portiamo le braccia in avanti, scendiamo leggermente indietro, curviamo la schiena e poi apriamo, flettiamo verso destra, torniamo, flettiamo verso sinistra, torniamo un'altra volta su ogni lato, destra, sinistra. E su, giriamo verso la gamba destra, anche qui, espirando, curviamo la schiena e poi apriamo il petto.
torsione verso sinistra, curviamo. Centro, chiudiamo le gambe e andiamo avanti sulle mani e le ginocchia. Ed espirando, curviamo la schiena. Inspirando, inarchiamo. Curviamo. Inarchiamo. E adesso stesso movimento, ma rallentiamo. Sentiamo prima il coccige, tratto lombare, dorsale, cervicale. Coccige, lombare, dorsale, cervicale. Coccige, lombare, dorsale, cervicale. Coccige, lombare, dorsale e cervicale. Allunghiamo, spostiamoci indietro, posizione del bambino. Espirando. Spingiamo la schiena su creando quella bella curva. Adesso tuffiamo, la testa va tra le mani, il naso tocca il tappetino, scivola in avanti. Cani con la testa in su. Tiriamo indietro con il coccige e torniamo nel bambino. Spingiamo su nel gatto. Tuffiamo, il naso che traccia una linea. Indietro. L'ultima volta, gatto. Tuffiamo. E bambino, adesso aggiungiamo cani con la testa in giù, gatto. Tuffiamo. Cani con la testa in su, andiamo cani con la testa in giù. Andiamo sui punti dei piedi più in alto possibile, flettiamo le ginocchia, scendiamo. Bambino, gatto, tuffiamo in avanti. Cani con la testa in su, cani con la testa in giù, restiamo qui. Adesso spostiamoci in avanti, plancia alta, creando un grande onda. Curviamo la schiena, spingiamo in avanti e poi allunghiamo. Tiriamo il coccige su e indietro, cani con la testa in giù. Spingiamo in avanti. Plancia alta. Indietro. In avanti. E indietro. Facciamo un grande passo in avanti con il piede sinistro. Giriamo verso destra, le gambe sono belle aperte, teniamo i gomiti e dondoliamo a destra e a sinistra, molto ampio oggi. E portiamo le mani giù, allunghiamo bene la schiena e cerchiamo di fare il marginasana con lo stesso movimento di curvare, di inarcare che abbiamo fatto in quadrupedia. Appoggiamo le mani, inarchiamo, dobbiamo sollevare bene il coccige, inarchiamo e poi curviamo, inarchiamo, curviamo, inarchiamo e al centro, chiudiamo i piedi. Mani sui fianchi, srotoliamo su e andiamo in avanti sul tappetino. Braccia lungo il corpo, gli occhi chiusi, respiro presente. Magari immaginiamo per un attimo la colonna vertebrale, una vertebra appoggiata sopra l'altra. E portiamo le mani davanti al cuore. E oggi durante il saluto solo immaginiamo la forma che sta prendendo la colonna vertebrale. Cominciamo, inspiriamo su, espiriamo in avanti, allunghiamo, indietro, vinyasa, schiena dritta, inarcata, cani con la testa in giù, la schiena dritta,
La testa in linea con la colonna vertebrale, perciò possiamo guardare verso le ginocchia e le cosce. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. E le mani davanti al cuore, inspiriamo su. Flettiamo. Allunghiamo, andiamo indietro, vinyasa. Inspiriamo su. Ed espirando, cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, andiamo in avanti. Espirando, flettiamo, inspiriamo su. E le mani davanti al cuore, l'ultimo su. In avanti. Allunghiamo indietro, vinyasa. E questa volta creiamo un pochino di spazio tra i piedi. Lasciamo i talloni cadere verso sinistra, spingiamo indietro, flettiamo le ginocchia. E torniamo in avanti e al centro. Lasciamo i talloni cadere verso destra, flettiamo le ginocchia, spingiamo indietro. Allunghiamo e al centro. Guardiamo in avanti. Andiamo in avanti, espirando, flettiamo, inspiriamo su. Mani davanti al cuore, Utkatasana, posizione della sedia. Flettiamo. Allunghiamo la schiena, un bel salto indietro. Vinyasa. Piede destro in avanti tra le mani. Tallone sinistro giù, guerrieri, uno. E semplicemente le gambe restano qui, portiamo le braccia giù dietro, apriamo. E poi portiamo le mani in avanti, curviamo. Indietro, apriamo. In avanti, curviamo. Braccia su, scendiamo, vinyasa. Piede sinistro tra le mani, tallone destro giù, guerrieri, uno. Portiamo le braccia giù dietro la schiena, apriamo bene il petto. Chiudiamo le braccia in avanti, curviamo la schiena. Apriamo. Chiudiamo. Torniamo su, braccia giù, vinyasa. Le cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, un bel salto in avanti. Allunghiamo, flettiamo, Utkatasana. Su in piedi, le braccia lungo il corpo, gli occhi chiusi, respiro presente. E andiamo al centro del tappetino, solleviamo il ginocchio destro. Spingiamo il ginocchio in avanti e curviamo la schiena. Portiamo il piede indietro, prendiamo il piede. E inarchiamo. Portiamo il ginocchio o il piede in avanti. Magari riusciamo a prendere il piede. Solleviamo leggermente il piede. Curviamo la schiena. E vogliamo concentrarci più sulla schiena che la posizione della gamba. E indietro. Mani sul piede. Apriamo il petto, se volete portiamo il piede un pochino indietro. E sciogliamo. Vogliamo concentrare più sulla schiena che posizione della gamba, ginocchia.
sinistra su, curviamo. Piedi indietro, inarchiamo. Ginocchia o piedi in avanti, curviamo, creiamo spazio tra le scapole. Piedi indietro. Se volete, solleviamo la gamba un po' indietro e apriamo il petto. Torniamo su e appoggiamo giù. Torniamo in avanti, inspiriamo le braccia su, flettiamo in avanti, allunghiamo, indietro, vinyasa. E cani con la testa in giù, solleviamo la gamba destra. Proviamo come prima, un'onda in avanti, plancia alta con la gamba sollevata. Indietro, cane con la testa in giù. Un'altra volta, un'onda in avanti. Indietro, portiamo il piede destro in avanti tra le mani. Ginocchio a sinistra giù, colla del piede giù. Mani sul ginocchio, apriamo bene il petto. Portiamo le braccia in avanti, mani insieme, indici che puntano avanti. Se volete, puntiamo in alto. E sciogliamo, aggiungiamo una torsione, braccia destra su. E giù, andiamo sul punto del piede sinistro, solleviamo la gamba, gamba destra indietro. Vinyasa. Solleviamo la gamba sinistra. Onda in avanti. Plancia alta. Cani con la testa in giù. Onda in avanti. La gamba sinistra resta su tutto il tempo. E indietro. Portiamo il piede in avanti tra le mani. Ginocchio giù. Colla del piede giù. Mani sul ginocchio. Sinistra, veniamo su. Allunghiamo le braccia in avanti, puntiamo l'indice in avanti. E verso il cielo. Continuiamo ad allungare la schiena. E scendiamo. Portiamo la mano destra giù, braccio sinistro su in torsione. E il braccio giù, andiamo sul punto del piede destro, solleviamo il ginocchio, portiamo la gamba sinistra indietro. Vinyasa. Un'onda in avanti, plancia alta. Vinyasa. Cani con la testa in giù. Onda in avanti. Chaturanga Dandasana. Cani con la testa in su, cani con la testa in giù. Guardiamo in avanti, camminiamo e saltiamo. Allunghiamo, flettiamo, veniamo su in piedi. E le braccia lungo il corpo. Mani sui fianchi, gambe leggermente aperte. Allunghiamo il petto in avanti. Allunghiamo le braccia in avanti, in linea con le orecchie, portiamo il peso indietro. E flettiamo. Possiamo andare a prendere le alici o infilare le mani sotto i piedi. Se riesci anche questo molto bene, possiamo portare le mani dietro, colpaccio le caviglie e scendiamo. Allunghiamo in avanti, mani sui fianchi, srotoliamo su, gomiti indietro, stringiamo il glute, il bacino in avanti, apriamo indietro.
E torniamo su, veniamo in avanti, braccia lungo qua, inspiriamo su, flettiamo, allunghiamo, indietro, vinyasa, tieni con la testa in giù, se volete portiamo i gomiti giù, sul tappetino, la testa resta in linea con le braccia, camminiamo verso le gambe. Possiamo stare qui in delfino o andare su in pincia majurasana. E riportiamo le gambe giù. Solleviamo i gomiti. Un'onda in avanti. E scendiamo giù. Sul tappetino. Solleviamo il petto, allunghiamo le braccia in avanti e portiamole indietro, più indietro possibile. I piedi restano appoggiati al pavimento. E rilassiamo giù, appoggiamo la testa da un lato. Lasciamo andare ogni tensione nel corpo. E torniamo con la testa a centro, pieghiamo le ginocchia, andiamo indietro a prendere i piedi o le caviglie. Magari questa è sufficiente come posizione. Magari le spalle indietro, solleviamo leggermente il petto. Magari solleviamo di più, magari solleviamo anche le ginocchia. Sciogliamo, lasciamo andare giù le gambe, le braccia, giriamo la testa dall'altro lato e lasciamo andare le tensioni. Riportiamo la testa al centro, le mani sotto le spalle, veniamo su. E indietro, posizione dal bambino. Curviamo bene la schiena. Se è piacevole, possiamo prendere tallone con le mani. Appoggiamo in cima la testa, solleviamo il bacino e spingiamo in avanti. Scendiamo. E sciogliamo, allunghiamo le gambe in avanti. Allunghiamo, stacchiamo i glutei destra e sinistra, braccia in avanti, allunghiamo, flettiamo. Godiamo un attimino questo piegamento in avanti. Allunghiamo in avanti e veniamo su. Pieghiamo le ginocchia e solleviamo come una vasana, ma le gambe piegate. Cerchiamo di andare e abbracciare le ginocchia. Vogliamo allungare bene bene sulla schiena e allunghiamo le gambe. Se volete spostiamo le mani un pochino più in alto, magari cadiamo indietro, va benissimo. Cerchiamo quel punto di equilibrio. Sciogliamo, apriamo le ginocchia destra e sinistra, allunghiamo la schiena e flettiamo in avanti, spingiamo le ginocchia aperte destra e sinistra. E allunghiamo in avanti e veniamo su, allunghiamo le gambe in avanti e poi apriamo le gambe. A destra e a sinistra, come all'inizio della pratica, appoggiamo il braccio destro a destra e allunghiamo verso la gamba destra.
Lasciamo l'anca sinistra giù, ma allunghiamo il più possibile con il braccio sinistro verso destra. Veniamo su, giriamo verso la gamba destra e flettiamo. Torniamo su e inarchiamo. Al centro allunghiamo il braccio. Destra flettiamo verso sinistra e allunghiamo il più possibile verso sinistra, lasciando l'anca destra al pavimento. Torniamo su, giriamo verso la gamba sinistra, flettiamo verso la gamba. Torniamo su, apriamo il petto. E al centro, chiudiamo le gambe, andiamo in avanti e scendiamo sulla schiena, dondoliamo in avanti e indietro. Appoggiamo giù, braccia lungo il corpo, piedi giù, spingiamo giù con i piedi, solleviamo il bacino. Se volete portiamo le mani insieme sotto la schiena e spingiamole giù sul pavimento. E sciogliamo, allunghiamo le braccia su, solleviamo il bacino. Scendiamo giù, pieghiamo le mani, le braccia, portiamo le mani vicino alle orecchie, spingiamo giù con i piedi, solleviamo il bacino. Se senti abbastanza forte nelle braccia, spingiamo giù con le braccia, solleviamo. Se volete andiamo a allungare le gambe. Pieghiamo e scendiamo giù tutti. Pieghiamo le ginocchia al petto e dondoliamo in avanti e indietro. Riposiamo sulla schiena, apriamo le braccia destra e sinistra, le gambe cadono a destra, lo sguardo verso sinistra. Apriamo il braccio all'altro lato. Appoggiamo il braccio, guardiamo verso destra. E torniamo al centro, allunghiamo le gambe con le ginocchia piegate. Prendiamo o i polpacci, le caviglie oppure i piedi. E allunghiamo. Possiamo sollevare il bacino, va benissimo. E cerchiamo di portare le gambe più vicino al corpo. E sciogliamo. Appoggiamo i piedi, apriamo le ginocchia a destra e a sinistra. Sentiamo l'inarcamento della colonna vertebrale. E allunghiamo le gambe in avanti. Braccia lungo il corpo, le scapole ben appoggiate sotto la schiena. Respiro presente. E cominciamo a rilasciare e andare le tensioni nel corpo. Lasciamo andare le tensioni nei piedi, nelle caviglie, nel polpaccio. Lasciamo andare le tensioni nelle ginocchia, le cosce, il bacino, l'addome, il petto, la schiena.
e notiamo la colonna vertebrale. Come sta adesso? Se c'è qualche tensione nella schiena che possiamo lasciare andare. Lasciamo andare le tensioni nelle dita delle mani, le mani, i polsi, l'avambraccio, i gomiti, le braccia, le spalle, le scapole, il collo. Lasciamo andare le tensioni nel viso. Lasciamo andare le tensioni mentali. Ascoltiamo il respiro. E immaginiamo per un attimo la nostra colonna vertebrale. Quella colonna che ci tiene in piedi, ci sostiene, che ci permette tutti i movimenti. La colonna stabile. E magari possiamo pensare nella nostra vita, cos'è quella colonna che ci dà forza, stabilità? Magari un'altra persona, magari qualche abitudine, magari qualche hobby, magari il nostro lavoro, magari un luogo. La cosa che ci dà forza. Magari oggi possiamo sentire un po' di gratitudine, sia per la nostra colonna vertebrale, che per le cose che ci sostengono nella vita, le persone, i luoghi, abitudini. Potete stare qui sdraiato per tutto il tempo che volete. Oppure risvegliare il corpo, girare su un fianco e tornare su in una posizione comoda, seduta, gli occhi chiusi. Portiamo le mani davanti al cuore. Vi auguro una giornata di gratitudine. Namaste.